Ciao a tutti, oggi prepareremo l'insalata di tonno, uova, patate e zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono patate tagliate a pezzetti, zucchine tagliate a pezzetti, uova, tonno in scatola sgocciolato, pomodorini, origano, basilico, menta, sale, pepe, olio e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta. Abbiamo già posizionato nel varoma le patate che abbiamo condito con sale e pepe, nel vassoio del varoma le zucchine che abbiamo condito con sale e pepe. Versiamo all'interno del boccale l'acqua. Mettiamo il sale. Posizioniamo il cestello con le uova. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Posizioniamo il varoma. Chiudiamo con il coperchio del varoma e facciamo cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Le verdure sono cotte. Adesso le trasferiremo in una ciotola capiente e le lasceremo raffreddare, eventualmente aggiustate di sale. Anche le uova sono cotte. Rimuoviamo il cestello. Ci aiuteremo con il becco della spatola, lo inseriamo nell'apposita fessura. Anche andremo a raffreddarle sotto l'acqua e le sgusceremo. Le verdure si sono raffreddate, abbiamo sgusciato le uova e le abbiamo tagliate in quarti. Adesso andremo a comporre l'insalata. Mettiamo il tonno. I pomodorini, iniziamo a mescolare. Adesso aggiungiamo le uova. Condiamo con l'origano. Mettiamo le foglioline di basilico e di menta. E condiamo con un filo d'olio. Insalata di tonno, uova, patate e zucchine. Grazie e alla prossima ricetta!